Buongiorno, buongiorno. Pronti per una nuova avventura? Abbiamo già fatto qualche chilometro. Ho già fatto qualche chilometro, visto che sono da solo. Solito approccio conservativo per quanto possibile. Conosco questa strada, l'ho già fatto una volta. Sotto il 10% di pendenza non concede assolutamente nulla. Come dice mia nonna, la via è lunga e il cammino è periglioso. Siamo giunti al monastero di San Giovanni. Ogni tanto mi viene l'idea di diventare monaco solo per avere una di queste casette e starmene qui in mezzo al nulla. E che venire a vivere qui comporterebbe la rinuncia a un qualcosa di fondamentale per ogni uomo, almeno quelli eterosessuali, diciamo. Ed è una cosa al quale non sono disposto a rinunciare. Breve discesa, poi altra salita, poi altra discesa e poi salita vera. Salve Gesù, aiutami tu. Che piccola frana. Pensate che ogni tanto noi passiamo sulla cresta di questa frana. Questa casetta potrebbe tornarmi molto utile, ammesso sia aperta. Cosa di cui dubito, ma... Infatti è chiusa. Aspetta. Perché sono un idiota. Ah, ci sono pure dei sottaceti. Naturalmente l'aver affrontato in parte questo percorso dà dei notevoli vantaggi. La parte assassina dovrebbe essere finita. Ultimo tratto, poi discesa. Un terreno qui veramente spettacolare. Mi verrebbe voglia di girare la bici e buttarmi in discesa, ve lo giuro. Dopo questa curva ci dovrebbe essere l'altro rifugio con una bella fonte d'acqua. E infatti eccolo qui. Oh my gosh. Wow. A meste giornate così cambiano l'esistenza. Però dobbiamo sbrigarci. Ora il GPS dice che poco più avanti c'è la nostra deviazione. C'è una marcia, due marce. E via, partiamo per questa. Non che avessi dubbi che la salita fosse finita, però neanche così. Ah, proprio pavimentata. Secondo me mi si sta fermando il cuore, tanto mi sto rilassando. Ma che meraviglia. Questa proprio non me l'aspettavo. Stava andando così tutto liscio. Tu vaffanbagno. Oddio, che botta. Quanto mi spinerò, mi pungerò, mi demolerò io da uno a tutto. Madonna, che sentiero intrepido. Me lo ricordavo così. Mi ricordavo la prima parte che era peggio, ma... Grande. Sto demolendo le braccia. Non demolendo per chissà quale motivo, per la legna, i rovi e tutto il resto. Tu no. Non fosse per le spine, io passerei qui abbastanza tranquillo. Qui.
Oh Dio! Oh. Adovabile! Che meraviglia! Ricordo qui un tappeto rosso di foglie, perché ci sono dei castagni, infatti vedete dei ricci a terra. Quindi era autunno quando sono venuto qua. Allora, passare in questa, cioè in queste piante così spinose pare non sia una cosa consigliata da 9 medici su 10, quindi ma che bel single single trek trek. Mondi e mondi. Ma porca, per accendere la GoPro al momento finivo in quelle spine. Wow! Perché l'hai appagato. Mamma mia. Un rumore d'acqua. Quindi suppongo che qui ci sia la vasca da bagno. Qui c'era la vasca da bagno. Riprendiamo il nostro cammino. Porca miseria che freschetta. Sentire un po' di fame. Grazie per tutte queste spine. Oh, momenti. Dovrebbe essere, ecco, infatti è qui, quindi siamo quasi alla fine. Oh, che meraviglia quando ti fermi a guardare giù. Spero lo vediate, sto cercando, ma thank you.
e su questo panino e mortadella in riva al fiume chiudiamo questo video. Manca ancora un po' per arrivare a casa, però mi rilasso, mi godo la giornata. Spero vi sia piaciuta anche questa avventura e alla prossima.